Ad appena un mese dalla conclusione del regime delle quote latte, torna il rischio multe per l'Italia a causa del superamento del limite di produzione assegnato al nostro paese dall'Unione Europea. A segnalarlo è la puntuale analisi di Coldiretti, basata sui numeri elaborati da AGEA in riferimento al dato aggregato di 11 mesi dell'annata 2014-2015. La produzione di latte risulta dunque superiore rispetto alla campagna scorsa, in aumento del 2,69%. Il rischio di nuove multe si fa dunque più concreto, dopo 5 anni di produzione in cui nessuna sanzione è stata pagata dagli allevatori italiani. Con il radicarsi della crisi economica, le frodi alimentari si sono moltiplicate, arrivando a toccare la quota record del 227% del valore di cibi e bevande, prodotti sequestrati perché adulterati, contraffatti o falsificati. È questa la sintesi dell'attività dei carabinieri dei NAS, che risulta di particolare importanza se consideriamo che quasi 2 italiani su 3 si approcciano al cibo con sospetto e timore, consci che la crisi ha fatto aumentare la circolazione di prodotti di bassa o dubbia qualità. Il crollo della produzione d'olio d'oliva ha interessato tutta la penisola, con le sole eccezioni di Piemonte e Sardegna. Un calo di produttività netta che supera le 300.000 tonnellate, meno 35% nel 2014 rispetto all'annata precedente. Maggiormente colpite le regioni del sud: Puglia, meno 119.000 tonnellate, Calabria, meno 67.000 tonnellate, Sicilia, meno 38.000 tonnellate e Campania, meno 22.000 tonnellate. Sono sempre più numerose le scuole in cui, accanto alle classiche materie di studio, si offre agli studenti la possibilità di apprendere le regole base della coltivazione della terra, partendo dall'orto e dalla conoscenza dei prodotti di stagione. Un modo semplice ed efficace per insegnare ai più piccoli la stagionalità, l'utilizzo delle materie prime senza sprechi e il rispetto per la natura. L'attenzione di insegnanti consapevoli permette dunque di inserire all'interno del curriculum scolastico anche i dettami della corretta alimentazione, puntando su una diminuzione del consumo di junk food ed educando il gusto delle giovani generazioni. Il nostro viaggio nelle terre del gusto ci conduce oggi a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, una terra antica che trae la propria ricchezza dalla coltivazione dell'olio, degli agrumi e della mandorla, che rappresenta la base dell'intera produzione dolciaria dell'area priolese. La granita di mandorla, che per noi è veramente l'oro bianco, così come tutta una serie di produzioni legate alla lavorazione della mandorla. Una dolcezza delicata e misurata, che ben si sposa ai sapori della cucina tradizionale, la quale subisce profondamente l'influenza della vicinanza al mare, con l'utilizzo del pesce azzurro ricchissimo di omega 3 associato alle produzioni orticole priolesi, tra cui spicca la melanzana. Qui c'è una buona produzione ed è un piatto abbastanza conosciuto, che è quello della parmigiana, fatta con l'uovo, fatta con le melanzane, ma anche con pezzi di sgombro.